In collegamento con Real Inside Magazine, la mia amica Catena Fiorello. Ciao Catena. Eccomi qui, felicissima di sentirti. Salve a Grazie, tutti. grazie Catena. Io ti ringrazio per questo spazio-tempo che ci stai dedicando. Io ti devo dire la verità e partiamo subito da questo. Non solo nei tuoi post, ma anche in qualche conversazione che abbiamo avuto, insomma, prima di questa telefonata, ho colto un senso, diciamo, di preoccupazione e tristezza nei tuoi scritti e nella tua voce. Facci Sì. capire un po' come stai vivendo tutto questo. Lo sto vivendo come la totalità non solo, io parlo per gli italiani, ma insomma nel mondo. Leggevo pochi giorni fa, un miliardo circa in casa, tappati in casa, e questo significa che è soltanto una cosa, che finalmente tutti, anche quelli più restii, compreso Boris Johnson, hanno capito che non era poi così semplice la storia. Diciamo, no, noi combattiamo in un'altra maniera, noi non ci rintaniamo in casa. Perché d'altronde, in un mio post che avevo scritto sulla mia pagina Facebook, avevo usato un po' una metafora, che era quella del gioco del nascondino di quando eravamo bambini, no? Ovvero nascondersi perché lui, il maledetto virus, non ci trovi. Cioè, nell'attesa di un vaccino o di farmaci che comunque possano davvero curare e perlomeno alleviare questi sintomi così gravi di questa polmonite che poi degenera in poco tempo. E noi non abbiamo un'altra arma, cioè dobbiamo togliere i viveri a questo virus. E dove i viveri siamo noi, Siamo cioè noi, ottima metafora, lui si sì. nutre della nostra ingenuità. Quindi che dobbiamo fare? Gli dobbiamo togliere da mangiare e deve crepare da solo, deve estinguersi in questa maniera. Non c'è un altro modo. Ecco perché hai visto io ho scritto anche due editoriali sulla stampa che riguardavano proprio questo, la mia, diciamo, prima la preoccupazione, e poi in un altro editoriale avevo scritto anche la mia rabbia, se vuoi, per questi esodi davvero, anzi, io le ho definite proprio la transumanza, cioè non si può davvero, come greggi impazziti, andare via. Allora, io sono siciliana, sono una L'hai meridionale, scritto, capisco sì. perfettamente la logica cioè qua mi sento solo sconfortato, voglio la mia famiglia vicino. Questa logica posso comprenderla umanamente. Se poi vado però ad analizzare questa cosa dal punto di vista razionale, perché l'uomo non è solo una bestia che agisce per impulsi, ha anche un cervello proprio per ragionare, allora dico, ma se è vero che io amo la mia famiglia, ce la devo proteggere. Il primo, diciamo, esempio di amore è quello che ti viene di proteggere le persone che ami. Quindi io non vado a infettare i miei genitori, i miei nonni. E la storia ha dato ragione a quelli che, come me, erano molto scettici su questa Sì, cosa, infatti. perché loro si difendevano dicendo: no, ma noi ci mettiamo in quarantena. Eh sì, però poi si è visto che gli ospedali calabresi, pugliesi e siciliani sono pieni di gente che arrivava da lì. Allora, questo cosa vuol dire? Che non è vero che ci sono state queste quarantene così severe e controllate bene, che poi alla fine finisce sempre a, secondo me, a tarallucce e viro. Cioè, sì, vabbè, sono a casa, passo di là nella stanza, prendo l'acqua, prendo il pane, però questo significa intasare ospedali che non si possono permettere di essere intasati. Infatti, Catena, guarda, chi come me ti conosce, ma anche il grande pubblico che ti segue, insomma, sa della tua solarità. Bontà loro, Bontà bontà loro. loro. No, dai. Ti ringrazio perché vedo molto affetto, Sì, molto sì. intanto io vedo, sei attiva sui social, le persone interagiscono, diciamo, voglio dire, quelle volte che abbiamo fatto qualche evento insieme, la tua allegria, la tua
gioia, però io ti ho visto molto Mi sembrano, scusa determinata. se ti interrompo, Sì. ma mi sembrano così lontani quei tempi Quei della tempi, è Siria. vero, è vero, è È come vero. se fosse accaduto 1.000 anni fa. Sì, siamo veramente, diciamo, in un momento surreale, però mi ha colpito non solo i tuoi articoli, ma anche qualche tuo intervento in TV. Sei stata molto dura con chi sta mettendo a rischio, diciamo, in pericolo la Sì, vita dei nostri. Sì, ti molto, ho sì. visto molto determinata in questo. Sì, no, perché su questa cosa mi fa un sacco di rabbia, cioè io non posso pensare che l'irresponsabilità di tanti, ma ascolta, c'è una compartecipazione comunque anche di una, secondo me, a volte inconsapevole, anche il genitore che dice al figlio, vieni, vieni, scappa da lì. Cioè, io posso Sì, capire, sì. ripeto, giustificare tutto, però, cioè, sai cos'è che... Forse molti all'inizio non si sono davvero resi conto di cosa ci si trattava, non hanno capito la gravità, quindi dice vabbè, se mio figlio gli viene l'influenza è meglio che sta a casa. E questa è la verità. Molti non si sono resi conto, però, attenzione, però gli ultimi esodi sapevano benissimo invece, perché hanno visto le immagini delle persone che muoiono. Mamma mia, Soffocate, mamma mia, mamma mia. soffocate, e che molti non hanno nemmeno la possibilità di arrivare a curarsi perché muoiono anche prima a casa. Mamma mia, Quindi assurdo. si può giustificare tutto, però no, questo no. E quando tu vai a infettare, cioè hai la febbre e non dici che hai la febbre e continui ad andare a lavorare, È ma questa non è irresponsabilità, soltanto sì. incoscienza. Beh, responsabilità direi che è un eufemismo. Sì, perché Perché si tratta significa. di essere consapevole che possono morire delle persone. Sì. Sono cose gravi, eh? Catena, ce lo dicevamo pure prima in una conversazione, ma tu appunto scrivi e o Sì. racconti, ti ispiri a storie vere, ma molto spesso anche inventi, no, delle storie, dei racconti. Ma che scrittore al mondo poteva mai immaginare un fantasy di No, questo no, tipo? Cioè, che no, no, ne pensi, davvero, no. cioè, di questo momento surreale che stiamo vivendo? Io, no, ma non solo, almeno che non parli di, appunto, di grandi scrittori che hanno sempre, appunto, trattato temi così, un po' di fantascienza, horror, chiamiamoli, non so, il genere. Io, diciamo, leggo poco di questi libri perché non sono la mia passione, però per chi invece li ama e so che ci sono proprio, cioè, dei veri e propri capolavori. Sì. E quindi... Ci sono degli scrittori che hanno saputo sapientemente raccontarci queste guerre, anche batteriologiche, queste... Però sai, li abbiamo sempre visti appunto come libri di fantascienza, cioè era qualcosa che da un fatto più o meno simile alla realtà si esasperano dei concetti per arrivare... Beh, come no, Odissea nello spazio, voglio dire, quando ci sembrava che lo spazio fosse un posto inaccessibile all'uomo. Allora, tutto questo ci sta mettendo di fronte, cioè di solito queste cose si leggono nei libri, no? Sì. Per cui essere consapevoli di essere diventati protagonisti reali. Di Mamma mia. qualcosa che sembrava fantascienza ci sta destabilizzando. Destabilizzando. Sì. Eh sì, perché non eravamo pronti, cioè non è stato un graduale avvio verso l'orrore. No, noi ci siamo svegliati una mattina, cioè abbiamo capito che invece lo shock era realtà. Cioè adesso statevi a casa perché c'è un nemico che vi può uccidere. All'inizio i buontemponi, stupidi cretini, vi state spaventando per un'influenza. Adesso poi ho visto che questi sono diventati silenti, perché giustamente quelli che prima la prendevano sotto gamba hanno dovuto guardare in faccia la realtà e magari saranno a casa che si fanno pure ogni tanto qualche pianto isterico, perché giustamente, Capiscono di cioè, aver delirato e parliamoci toppato, chiaro. sì. A ritrovarsi a bloccare la propria esistenza, cioè all'improvviso.
dura, è Faccio un dura, è dura. esempio, mia mamma ha 84 anni. Non, all'inizio avevamo pensato anche, la porto a casa mia, Rosario le aveva detto vieni a casa mia, Beppe uguale. E lei non se l'è sentita perché giustamente, sai, la propria indipendenza, avere il proprio Sì, spazio, no? sì, sì. Specialmente se questa cosa dovesse durare a lungo, uno ha bisogno delle proprie. Ma nello stesso tempo, quando io le ho detto mamma vieni da me, poi mi sono fatto una domanda. Oddio, e se io avessi questa malattia? E non lo so, la ammazzo mia mamma, Mamma la mia, ammazzo. questo Quindi è. nello stesso tempo potevo essere il suo peggior nemico. Quindi questo è uno Sì. shock immenso, è uno shock pazzesco. Cioè praticamente tu devi tenere lontane le persone a cui vuoi bene perché tu potresti ucciderle. Mamma mia, è surreale, è surreale, è surreale. Quindi non eravamo pronti, ma come potevamo essere pronti a A questo? tutto questo. Cioè, si può essere pronti, per assurdo, è più tollerabile l'idea di un terremoto che distrugge tutto, uccide migliaia di persone, ma siamo abituati a quella logica della terra che trema, Sì, fa sì. crollare tutto e siamo, c'è dimestichezza con questo tipo di morte, no? Però Sì. morire per un virus, quindi una cosa che non vedi, non conosci, anche la guerra stessa ha un altro, cioè un'altra visione, perché nella Ho guerra capito benissimo questa sai chi riflessione, c'è sì. dall'altra parte, vedi l'ISIS, no? L'ISIS, tu sai, o non so, quando c'era il terrore di Bin Laden, no? Sì. Però aveva una fisicità questa paura. Qui invece si può, guarda, io passo tutto il giorno con la varicchina in mano perché tocco una cosa e subito la disinfetto, però poi dico, ah, però ora ho toccato il manico della varicchina con che non l'avevo disinfettata, quindi ritorno a disinfettare. Cioè, quindi è tutta una catena di ossessive paure che innesca dei meccanismi durante la giornata, caro Alessandro, che secondo me è normale che ci manderai matti dopo un po'. Sì, come cambieremo Ripeto. catena? Cioè, come ne usciremo da Guarda, tutto no, questo? io questa favoletta del diventeremo tutti migliori non ci credo. No, Forse la storia neanche insegna. D'altronde, scusami, allora dopo il nazismo, dopo io. Avremmo Hitler, dovuto proprio dar vita all'Eldorado e dopo così non è l'Olocausto, stato. dopo, cioè, saremmo diventati tutti fantastici e meravigliosi e questo non è accaduto. E questo perché? Perché l'uomo, vabbè, ma è la storia che lo insegna, no? La storia ci insegna che l'uomo ha anche bisogno della cattiveria, dell'invidia, della gelosia, come sentimenti forse proprio di sopravvivenza, di... Chiaramente le anime più sensibili, chiaramente gli intelletti più evoluti avranno occasione di migliorarsi, però non è che questo riguarderà tutti gli umani. Certo, A tutti certo. gli umani in questo momento, in questo, attenzione, cioè l'attraversamento del fuoco li sta scottando e dicono tutti questi, tutti, proprio così, tutti dicono, oddio, io sarò più buono, sarò così. Quando sarà finita l'emergenza, quando sarà trovato un vaccino, molti ritorneranno a essere quelli Quelli che che sono erano. sempre Quindi stati, io sì. non mi illudo su questo. Cioè, non è non sarà un'occasione per tutti. Catena, diciamo una riflessione, diciamo un po' conclusiva, perché lo sai che ci siamo soffermati io e te anche in privato molte volte su queste riflessioni. Da quell'incontro, Alessandro, ti ricordi? In Ah, quel della Romagna, dove eravamo? sì, a Urbino, eravamo ad Urbino. Primo Che incontro che memoria, hai abbiamo ragione, fatto. sì, fantastico. Ad Urbino a Nella presentare. hall di un Sì, albergo, sì. ospiti di Di Sgarbi. Sgarbi, sì, per una rassegna letteraria, diciamo, in cui presentavamo i nostri lavori e da Letti di lì. notte, Brava, letti di brava, hai una notte. memoria
unica. E poi non ci siamo più persi di vista perché tu sei venuto a Napoli Mi e sono dandomi conosciute le nostre le nostre famiglie, la mia mamma famiglie. che ti adora, mamma mia, Lo so, il mio compagno che è una il mitico Paolo, grandissima. sono andato anche giù da Paolo, ho conosciuto anche lui venne a presentare il mio libro, quindi Come no? veramente è stato, diciamo, come dire, sai, l'affetto a volte quando conosci persone sul cammino della vita, appunto, queste sono le cose belle e come detto tu sembra un ricordo lontano di Guarda, cose è che abbiamo incredibile. vissuto, però appunto tu che mi conosci sai che io tendo sempre a compiere delle riflessioni di natura spirituale, anzi, tra l'altro tu hai conosciuto anche la nostra realtà, no? Cristiana, evangelica. Ti posso chiedere come stai vivendo da... Devo dire, a proposito della Sì, nostra sì. realtà, mi ha colpito moltissimo, questo vostro, essere così uniti, ma veramente nell'amore. C'è voce del verbo amare messa in pratica concretamente. Grazie a Dio, eh sì, e questo è l'amore che ci ha insegnato, no? Il Signore, che vale per tutti, che è amare Dio e amare poi anche il prossimo. In questo momento sentiamo grande il peso per il prossimo. E tu ti sei occupata anche nei tuoi scritti di questi sentimenti, so la tua Sempre, sempre. sensibilità. E che idea ti sei fatta di Dio, di come stai vivendo spiritualmente questo momento? Se pensi che Allora, questa prova guarda, serva, come ti devo sì, dire? lo dicevo proprio l'altro giorno a una suora con la quale mi sento spesso, ci scambiamo dei pensieri. Insomma, mi è di grande conforto, Suor Fernanda. Lei appunto ha letto i miei libri, le piacciono molto, perché io, diciamo, quando scrivo da agnostica, i miei personaggi sono alla ricerca continua di Dio. Sì, spesso, forse inconsapevolmente. Ci metto anche del mio perché io ho una grande fede, però spesso, diciamo, ho dei duri scontri con Dio. Chiacchieriamo molto, mi faccio delle domande, poi, come in una seduta psicanalitica, lui mi dà la possibilità di darmi anche delle risposte, non le aspetto da lui. È così intelligente che appunto nella sua immensità mi sprona a cercare da sola le Molto risposte. profondo questo che dici, sì. O comunque indirettamente mi dà dei segnali per arrivarci a delle risposte. E reputo comunque molto più interessante l'agnostico, che comunque dimostra di cercare qualcosa. Assolutamente, sì. Sempre meglio del finto credente che va in chiesa giusto per farsi vedere da qualcuno e poi magari esce da lì e dà un calcio al prossimo che Ecco, soffre, no? ben Quindi, detto, ben detto, ben ecco, detto. onestamente mi fido più di un ateo, però onesto intellettualmente, ecco, che di un credente così tanto per la faccia degli altri. Allora, la domanda in questo momento di un agnostico potrebbe essere: ma tutto questo che sta accadendo, però Dio dov'è? Perché? Dov'è? Si è distratto, ha altro da fare, è assente. E allora io dico sempre questa cosa, che quando mi sono ammalata di tumore al seno, Sì. prima di entrare in sala operatoria, il chirurgo mi disse: pensi a due cose belle della vita che ha. Così. E io dissi: professore, guardi, le dico il mio cagnolino Pepè e San Giuseppe Moscati. Sono le due cose a cui ho pensato prima di addormentarmi. Allora, è troppo facile uscirsene fuori dicendo: ah, se Dio esiste, ci deve mandare solo le cose belle. Vabbè, ma quello è un mago, non è Dio, è un'altra cosa, no? Cioè, che vuol dire? Allora, dal cilindro mettimi sempre le cose belle. L'uomo, come dire, la natura, questo virus che cos'è? È natura anche questa, no? Natura maligna, ma natura, comunque una Sì, forma della natura. sì, sì.
esiste perché esiste in natura, si forma, sono delle creazioni, no? Chimiche, biologiche, chiamiamole come vogliamo, non scendiamo nel particolare ora del linguaggio scientifico, però esiste in natura. Quindi Dio è lì, ci guarda, ci sostiene, è come un padre. E cioè, non è che i padri possono impedire che i figli si ammalino oppure abbiano un incidente stradale, oppure, cioè, per quanto amore possiamo dare, non possiamo essere più. Sì, ma Evitare il Dio è male, superiore. sì. Dio è superiore un po' più di un padre. No, dobbiamo sentire il suo conforto e combattere insieme a lui. È tutto qui. Cioè, altrimenti è bella, cioè, è bella, lo dico ironicamente. Allora, le prove che vogliamo da Dio sono sempre una grande festa dove tutto va bene e dove tutto no, e così è troppo comodo, così non è amare Dio, così è pretendere da Lui qualunque cosa per la nostra convenienza. No, no, non è È questo. scritto nella Bibbia: il sole sorge sul giusto e sull'ingiusto, e siamo sulla terra. E... Beh, ripeto, altrimenti sarebbe Troppo facile. un Sì, gioco di prestigio. L'amore non è questo. Catena, guarda, conversare con te è sempre molto piacevole. Il tempo scorre Grazie. veloce. E niente, ci siamo fatti una bella chiacchierata. Teniamo un po' di compagnia a chi ci segue in questi giorni. Tante persone sono a casa, quindi insomma abbiamo dato un po' qualche spunto di riflessione a chi sta vivendo un momento così particolare, chiuso in casa, almeno nell'era, tu sai Lo che stiamo vivendo tutti, purtroppo. tutti, e quindi ci facciamo E compagnia un quindi, po' così. ecco, forse questo, ti posso dire che Dimmi. forse questo è un... ci può aiutare sapere che comunque è tutto il mondo questa ferita enorme, non è solo per noi, è in tutto il Il mondo, mondo. sì, è vero, è vero. E allora dobbiamo sentirci parte proprio di un, come dire, cioè questa sofferenza non ci deve fare sentire soli, è tutto il mondo che soffre. E Sta quindi così, sì. forse sì, in questa immensa sofferenza ci sentiamo anche meno soli. Solo, Anche meno soli. Grazie sì. Catena, io ti abbraccio forte, ti ringrazio. Alessandro, È e sono un... felice di aver partecipato alla tua, guarda, molto felice, Ti te lo dico con ringrazio, tutto il cuore. lo sai che ti voglio Grazie bene e un ancora. abbraccio forte, fortissimo anche alla tua cara mamma. Un Grazie, senz'altro riferirò. abbraccio, ciao Buon Catena, tutto. grazie, Ciao. grazie, grazie. Ciao.